Eccoci qua, rientrati in studio. Allora, prima della pausa dicevo, lo ha fatto sicuramente molto clamore, l'Europa mette al bando la plastica monouso. Allora, vediamo questa grafica qua, no? Dal 2021, abbiamo preparato appunto una grafica riassuntiva che ci spiega anche, allora, la plastica monouso, per quanto riguarda in particolare i rifiuti abbandonati in mare, no? Allora, un 43% è rappresentato appunto dalla plastica monouso e il 27% da attrezzature da pesca sempre in plastica, e questi sono il 70% di quelli che sono i rifiuti che troviamo sulle spiagge. Ecco, plastica monouso, dunque dopo vedremo, magari la regia proporrà anche delle immagini di quello, beh, ma l'abbiamo visto anche prima un po' di quello che si trova in mare, ma col professor Modesti io vorrei capire allora innanzitutto plastica monouso, l'Europa dice basta dal 2021, ma che cosa prevede? Sì, c'è una decina di prodotti, ma quelli che vengono effettivamente, l'Europa dice quello che è sostituibile con materiali sostenibili, e qui sostenibili si pensa ai biopolimeri, perché non ce ne sono altri, le bioplastiche, deve essere sostituito entro il 2021. Quello che non è, tipo le bottiglie, tutto il food container che non è facilmente sostituibile, qui bisogna ridurne i consumi, l'utilizzo, riciclare di più, eccetera. Quello che verrà sostituito sicuramente sono i cotton fioc, tutte le posaterie in plastica, quelle posatine che usiamo, piatti. I piatti di plastica, quindi. Tutti bianchi, polistirene. I bastoncini, è sempre strano, gli stick dei palloncini è un'altra delle cose messe al bando. Questi sono i tre materiali che sicuramente dovranno essere sostituiti. Il problema è con che cosa li sostituiamo. La cosa che sembra essere più ovvia sono queste famose bioplastiche. Ma sono veramente bio queste? Quando diciamo bioplastiche? Bioplastiche vuol dire anche che devono essere compostabili, quindi dovrebbero finire nell'umido. Il problema grosso che mi spiegavano è che se io vado a sostituire tutto il polistirene che si usa oggi per fare questi piatti, c'è un'azienda che lavora giorno e notte, tre turni al giorno e ne fa una quantità infinita, non ce n'è di materia prima sufficiente, meno di un terzo sufficiente, perché qui si pone un grosso problema. Io dico alle aziende, smetti di produrre sta cosa, però non c'è la materia prima per produrla con l'altra, e questo è già un primo problema che non so come si risolverà. L'altra cosa fondamentale è che la gente deve mettersi in testa che non è che perché sostituisco questi materiali con delle bioplastiche le posso buttare in mare o le posso buttare per terra e spariscono, perché faccio peggio. Anche qui bisogna che venga messo in piedi un sistema chiaro che dice dove vanno a finire tutti questi piattini, bicchieri in cellulosa o in Matter B o in polilattico. Devono andare nell'umido e quindi nel compostabile, ma non so se siamo già pronti per questa trasformazione, se gli impianti di compostaggio sono in grado di raccogliere una quantità enorme di materiali che arriverà a breve. Quindi sono tutti problemi aperti che devono essere risolti dal legislatore. Poi c'è il discorso dei rifiuti da pesca, se volete, che è entrato in vigore un decreto del Ministro dell'Ambiente che autorizza i pescherecci che li vanno a pescare a recupero, perché fino a ieri dovevano ributtarli in mare perché altrimenti erano passibili di trasporto illegale di rifiuti. Adesso possono portarli a riva, ma portarli a riva vuol dire che ci deve essere già un sistema di raccolta dove li danno questi poveretti. Quindi è tutto un sistema organizzativo, il problema grosso è il sistema organizzativo, non è tecnico. Cioè mettere in piedi una macchina, una filiera che riesca a... Se mai si inizia però, professore. No, io sono d'accordo che va iniziato, non sono mica contrario. C'è stato almeno un atto che ha iniziato questa cosa. Beh, venga, quindi è un problema organizzativo più che altro, non tecnico. Poi ci sono tutta una serie, dai, mozziconi di sigarette, alle canucce, si parla delle plastiche, ma ripeto, non è che puoi sostituire quelli che sono, sicuramente quelli che sono al monouso fa parte di un concetto, fa parte di un'abitudine di insignire quello che sono, ridurre lo scarto fine a se stesso, imparare a riusare. Ecco, ma perché il monouso non è riciclabile? La plastica monouso, quindi il piatto di plastica io lo posso riciclare. Sì. Il problema è che la gente lo butta nel secco. Riciclare o riutilizzare? No, adesso riciclare, io lo butto nella plastica, può essere trasformato. Nel secco e lava bruciato, è una forma. Ma si può riciclare benissimo il polistirene.
Adesso sa cosa stanno pensando giustamente gli industriali? Io lo, invece di farlo sottile, sottilissimo, lo faccio un po' più grosso, in modo che riesca a sopportare, non so, 10 lavaggi in lavastoviglie. Se supporta, mi pare 10 o 15, questi non è più monouso, diventa riutilizzabile, quindi ho già risolto parzialmente il problema. Certo. Lo posso usare almeno, certo, 10-20, certo, volte, poi posso rilavarlo. Certo. Ma allora, è una soluzione ovviamente. Allora, a proposito del riciclo della plastica, oggi abbiamo incontrato Simone Norbiato, che è il responsabile ambiente di Acegas APS. E appunto abbiamo chiesto come funziona, se funziona e quali sono i problemi. Ascoltiamo come ci ha risposto. Allora, la differenziazione, ripeto, è arrivata a un 55,1%. Ci sono dei rifiuti che ovviamente non è solo per la città di Padova, ma sono quelli che, avendo anche un peso superiore, determinano una quantità maggiore, ad esempio il rifiuto organico. Ci sono delle frazioni che sono difficili da differenziare, come la plastica. È erroneo chiamarli plastica perché in realtà sono degli imballaggi in plastica, quindi tutto quello che serve per contenere un bene. È quella la frazione in cui troviamo più difficoltà, in cui ci stiamo concentrando anche con delle campagne comunicative mirate. Sicuramente la differenza la fa ovviamente il comportamento dei cittadini. Noi su questo infatti stiamo puntando tantissimo, perché dobbiamo elevare la sensibilità dei cittadini al riguardo. Le citavo la plastica perché è un tema difficile. Molto spesso si confonde che la plastica viene intesa come raccolta differenziata la sedia da giardino, però in realtà quella va nel secco non differenziato, quindi nel secco non riciclabile, non è certamente un imballaggio. Dobbiamo puntare a migliorare sempre più la consapevolezza da parte dei cittadini che tutto quello che producono come rifiuti in realtà è una risorsa. Ecco, qui il problema della plastica, no? Appunto, dice la sedia di plastica non può non essere... è imballaggio, noi raccogliamo solo gli imballaggi a casa, stiamo attenti perché la legge è presa solo gli imballaggi, tutto quello che non è imballaggio teoricamente o va conferito ai centri di raccolta, quindi se è piccolo finisce nel secco. Ad oggi abbiamo un unico attore per quanto riguarda la gestione di tutto quello che è il rifiuto solido urbano. Si parte da quello che è il consorzio CONAI, con i vari sottoconsorzi, il Corepla è quello per le plastiche, che ha scritto un disciplinare per quanto riguarda le categorie di materiali dove devono essere conferiti e quali possono essere poi avviati al sistema di recupero. La problematica è che non si è pensato a suo tempo, con l'accordo ANCI-CONAI del 2014, oggi siamo alla scadenza in proroga, a quello che è il pacchetto di norme economia circolare dello scorso anno messo in atto dalla Comunità Europea, su quello che sono l'obbligo di raggiungere alcuni quantitativi di raccolta differenziata per non entrare nell'ambito di quello che è un pagamento dell'ecotassa, che cade sempre sul cittadino, ma che spesso non lo sa, e su quello che è l'avviamento al recupero, non recupero energetico, il termovalorizzatore, ma recupero di materia. Questo è una delle basi naturali e indispensabili per pensare a un progetto industriale in tutti i settori di quelli che sono la parte dell'imballaggio, il packaging o altro, per un motivo molto semplice. Cioè, fortunatamente anche di recente ho incontrato, mi sono venuti a trovare delle multinazionali in maniera anche molto lusinghiera, perché io sono un piccolo imprenditore, piccolissimo, e però hanno visto che nell'arco degli ultimi 5 anni, in maniera totalmente autonoma, sono titolare unico, amministratore unico, e la volontà ha fatto la differenza, perché nel corso di 5 anni, con le attrezzature, con gli ecocompattatori che produco dalla A alla Z sul territorio, quindi dal taglio della lamiera alla produzione meccanica, alla produzione elettronica, alla programmazione, quindi tutto prodotto sul territorio, siamo stati in grado di cambiare alcune realtà in maniera importante, abitudini che hanno preso ormai una consolidazione. Abbiamo aperto 120 nuove aziende, perché lavoriamo attraverso i nostri concessionari che formiamo e autorizziamo in tutto secondo la normativa, 120 nuovi concessionari che hanno creato quasi 300 posti di lavoro. L'utente domestico che porta i suoi imballaggi presso le nostre attrezzature, alla fine dell'anno, siccome trova subito un ristoro economico, porta a casa quasi 300-320 euro di buoni sconti sui beni di prima necessità. Da un rifiuto
ancora nessuno, da un punto di vista pubblica amministrazione o nella gestione del rifiuto, non è mai riuscito a dargli un valore di questa natura. Certo, questo, cosa che avviene all'estero invece, quello, no? Che avviene all'estero sotto forma di quello che è la normativa del vuoto a rendere, perché compro l'imballaggio, pago la cauzione dell'imballaggio, lo riporto al punto vendita e mi ridai indietro i miei soldini. Beh, ma ci sono ad esempio in Turchia c'è la possibilità di ricaricare l'abbonamento dell'autobus, ad esempio con le bottiglie di plastica. È questo che noi abbiamo quasi 800 comuni in convenzione in Italia, non ne parla nessuno. E nel nostro territorio poi, Nemo profeta in patria, lavoro in Liguria, in Piemonte, in Lombardia, in Emilia Romagna, in Toscana, nelle Marche. Ma le multinazionali che sono venute a trovarlo? Ha portato un progetto davvero molto molto interessante, cioè parlando di quelli che sono gli imballaggi meno, oggi più difficili da recuperare, che sono le vaschette, perché sono simili come identità visiva, perché sono tutte trasparenti, invece sono polipropilene, PET, poliaccoppiati e piuttosto che altre tipologie polistirolo. L'identità è che chi produce questo tipo di imballaggio, involucro, dovrebbe mettere nelle condizioni le aziende che poi fanno il confezionamento di andare verso una monodirezione. Quello che oggi è l'identità che spero e con vivo veemenza di riuscire a portarlo a termine, perché è in dimostrazione, in sperimentale già su una azienda locale, tra le altre cose straordinaria, e di produrre tutto quello che è la base dalla vaschetta per la frutta, la verdura e altre tipologie di contenimento, la pasta, le mozzarelle, piuttosto che tanti altri prodotti freschi e non a lunga conservazione, tutto in PET. Che significa? Che l'impianto che poi va a recuperare questo materiale viene attrezzato appositamente, perché a schiacciare una bottiglia poi entra in un sistema organizzato di lavaggio, triturazione, asciugatura e lavorazione, estrusione o scaglia o flakes, esatto, che va nel reparto industriale. Abbiamo sul territorio in Veneto delle aziende straordinarie, abbiamo Aliplast a Treviso che produce chilometri di telo per le serre o altro, tutto in PET, totalmente recuperabile e riciclabile nuovamente. Abbiamo comunque San Benedetto che produce già una bottiglia che ha il 50% di repet. Abbiamo altre aziende della stessa tipologia, San Pellegrino lo stesso. Manca il materiale, ci dicono i produttori. Ci manca il materiale. E poi invece troviamo discariche o centri di stoccaggio pieni che non sanno come fare per gestirlo. Allora, la comunicazione tra quello che è chi riceve il materiale e quindi le aziende, le società, le multi-utility, debbono pensare a quelli che sono degli impianti di selezione dedicati a quello che è un imballaggio. Chiaro che snellire la produzione di determinati imballaggi mette nelle condizioni di fare un progetto industriale organizzato e di lunga durata. E questo sicuramente, chiaro, perché altrimenti ci troviamo con quella discussione che stiamo facendo oggi a dire con che cosa sostituiamo il monouso? Con la carta, con la carta poliaccoppiata, certo, cioè con dei materiali, certo, che poi ci produrranno delle altre criticità. Certo. La plastica è importante capire quali sono i polimeri che poi possono essere impiegati in quello che è, certo, siamo sempre sul petto, no, noi, che è quello che si ricicla, fortunatamente una, scusate, da quello che state raccontando, diciamo, si capisce che insomma l'Italia, il Veneto in particolare, si è attrezzato e risponde a quelle che sono le richieste, diciamo tra virgolette, anche di carattere ambientale, però sta di fatto che poi invece in mare la plastica la troviamo e abbiamo il caso appunto di questa isola nel Pacifico, e io vi proporrei questo breve servizio che abbiamo preparato che racconta che cos'è quest'isola di cui si è parlato peraltro spesso. Questo è il servizio di Dennis Maran.
È una grande isola del Pacifico e la sua particolarità è che sta diventando sempre più grande. È formata da 80.000 tonnellate di frammenti di rifiuti, coprendo un'area che è stata stimata circa 3 volte la Francia. A misurarla sono state le navi e gli aerei della fondazione olandese Ocean Cleanup, che l'hanno percorsa in lungo e in largo. Questa grande massa di spazzatura, che viene concentrata grazie alle correnti oceaniche di questa zona del Pacifico, il cosiddetto vortice del Nord, è risultata 16 volte più alta rispetto a quanto era stato stimato. Di fatto non abbiamo a che fare con una nuova terra emersa, ma l'isola sta diventando sempre più densa. Si trova a metà strada fra 2 famose mete turistiche, la California e le Hawaii. Il 99,9% di questa spazzatura è plastica, il 46% è rappresentata da reti da pesca, il resto da plastiche rigide come polietilene e polipropilene, ma sono solo una parte dei 320 milioni di tonnellate di questo materiale che viene prodotto e disperso ogni anno nel mondo. I nuovi dati sono inquietanti perché parlano di una concentrazione di spazzatura che è passata dai 200 grammi per metro cubo d'acqua degli anni 70 a oltre 1 chilo nel 2015. Nel materiale controllato sono stati trovati oggetti risalenti agli anni 70, come nel caso di una cassetta per le bottiglie d'acqua che portava ancora stampato l'anno di produzione, 1977. L'84% del materiale è risultato contenere inoltre sostanze tossiche. Le conseguenze per l'ambiente, gli animali e l'uomo sono gravissime. I pezzi più grandi di plastica, come reti e sacchetti, imprigionano e soffocano gli animali marini. I pezzi più piccoli invece vengono ingoiati dai pesci ed entrano così nella catena alimentare, finendo sulle nostre tavole. È un calcolo fatto recentemente, tra l'altro, stima che ognuno di noi alla fine dell'anno si è mangiato una carta di credito praticamente in plastica, mangiando, bevendo birra e mangiando anche pesce. Guardate che la raccolta porta a porta costa come una rapina. Centri di raccolta dove si paga a peso non sarebbero più equi, punto interrogativo. Cosa dice Longo? Indubbiamente la raccolta porta a porta costa di più, ma rende di più se viene fatta bene. Dobbiamo sempre ripartire dal concetto iniziale, che il porta a porta ci permette non di avere un rifiuto, ma di avere una materia prima secondaria riutilizzata, e quindi questo ha un valore. Facendo la compensazione tra i maggiori costi, perché ci vogliono più persone, più mezzi, più passaggi, c'è dall'altra parte un rientro economico dalla vendita del prodotto. Quindi questo è un falso problema, e non dimentichiamo che comunque diamo lavoro a delle persone in un momento in cui il lavoro sta scarseggiando. Queste sono nuove opportunità di lavoro che diamo alla nostra società. Mi permetto di fare una piccola considerazione su questa isola del Pacifico, ma non è possibile che le Nazioni Unite non facciano veramente una guerra a questo problema e comincino a pensare di prendere queste tonnellate e tonnellate con i nostri mercantili. Questa deve essere una priorità da parte delle Nazioni Unite, invece di andare a difendere magari dei territori dove ci sono delle guerre. La priorità deve essere questa, perché il nostro mondo deve essere salvato. Noi non possiamo, guardi, io frequento una spiaggia del nostro litorale che è un po' selvaggia, ma io trovo reti da pesca, le solite reti che vengono utilizzate per la cultura delle cozze, buttate. Siamo noi, gli stessi pescatori che le coltivano, che poi le buttano dentro il mare. Questa è una cosa vergognoso. E a volte sono anche le mareggiate, comunque, non so. Però, che portano del prodotto che però è stato. Ce le portano oppure. Un piccolo dettaglio, tu puoi anche cominciare a raccogliere, ma se non chiudi i rubinetti di chi li mette in mare, non è mica finita. Ecco, diciamo, sono 10 fiumi che portano quasi tutta questa roba. Uh-huh. E quindi non siamo noi, purtroppo, è il resto del mondo che non ha la raccolta differenziata come la facciamo noi. La tasca è quella che risponde molto a tutti gli effetti. Più scarti più paghi, e di conseguenza creare quello che è un sistema che a monte premio. Tu non puoi andare in Africa dove ci sono i muoiono di fame che vivono in mezzo a montagne di plastica, di rifiuti, e fare discorsi. Il problema è molto complicato. Noi dobbiamo cominciare dalla nostra, perché parliamo sempre di quello che stiamo facendo, mi pare. Ma sicuramente molto c'è ancora da fare. Lo sta facendo. No, ma sicuramente quello che è stato detto questa sera è importante, l'educazione e l'informazione al cittadino, che sia tramite l'applicazione del telefono, tramite ovviamente la formazione e l'informazione ai più giovani, chiaramente questa è indubbiamente la strada. Un ragionamento realistico, il mondo non gira come lo stiamo descrivendo noi.
che noi a Padova o nel Veneto siamo virtuosi, siamo 7 miliardi di persone, se il 10% ricicla, tutti gli altri buttano e non sanno dove buttarli perché nessuno va a raccogliere. Quindi dobbiamo essere molto realistici. Non è che possiamo dire che quel continente che si è creato in mezzo all'oceano è nato così per caso o perché qualcuno ha buttato nel 1970 una bottiglietta. È un effetto di quello che è stato, come si dice, è l'effetto nei paesi più poveri il riciclo è impossibile, è inimmaginabile. Allora, perché se uno non riesce nemmeno a mangiare, che fa a riciclare? Ecco, questo se è il punto. Se posso portare un'esperienza attiva, sono stato invitato dalla Camera di Commercio serba di recente, che ha una Camera di Commercio dedicata tradizionale e una Camera di Commercio ecologica, e sono rimasto piacevolmente sorpreso. Sì, ma parliamo sempre di paesi organizzati. Paesi organizzati dove il lavoratore prende 180 euro al mese. E la vita non costa poco. Beh, non è poco, 180, vado in Africa a vedere cosa prendo. Chiaro, quelle immagini in India. E queste immagini che vediamo in India, queste immagini qui, questi sono i livelli di inquinamento che sono mostruosi. Allora, bisogna pensare, non solo perché chi produce quelle cose fa business, e quando vanno a finire lì, sta facendo del male all'umanità. Allora, quello che dico io, non possiamo continuare a produrre a caso e sparpagliare in giro per il mondo. La responsabilità sta nelle aziende che producono, perché è la stessa cosa che noi ci troviamo il PFAS dentro le bottiglie di acqua minerale, no? Che è un'azienda che ha prodotto a suo tempo tutta una serie di inquinanti e poi l'ha immessa nel sottosuolo. Oggi tiriamo fuori l'acqua e l'acqua è inquinata, no? Adesso in Francia hanno scoperto che sono le falde radioattive e quindi i francesi sono molto preoccupati. Allora, non possiamo lasciare libertà alla produzione e poi andiamo in cerca alla fine di rimediare. La produzione deve essere calcolata in maniera tale che il ciclo sia completo. Certo. È bellissimo quello che lei sta dicendo ed è meritevole quello che sta facendo, ma non risolve il problema. No, chiaro che il problema va risolto a monte. Se io metto in piedi una fabbrica di plastica, devo mettere in condizione alla fine che il ciclo sia completo e fattibile da parte di tutti. Ma vi garantisco che questi inquinamenti vengono fuori per la maggior parte dai paesi sottosviluppati dell'Oriente, che buttano via tutto, perché non hanno neanche la possibilità di riciclare. Se non gliela diamo noi, questo è l'altro punto. Allora questo è l'altro problema. Siamo in un ambito che si chiama ecomafie. Tant'è vero che la Cina oggi rifiuta la plastica dell'Europa perché dice è troppo sporca. Esatto. Perché siete bravi a riciclare quella pulita, ma quella sporca non la vogliamo noi e quindi ce la teniamo noi. Allora, se non riusciamo a fare una filiera pulita della plastica riciclabile e rinunciamo, come è stato detto appunto dal professore prima, togliamo i coltelli di plastica, togliamo i bicchieri di plastica, troveremo altre soluzioni in maniera tale da poter risolvere il problema, se no altrimenti non ne veniamo fuori. Facciamo un gran bei ragionamenti, però poi alla fine quel continente diventerà sempre più grande. Imballaggi è in atto un ripensamento veramente, una rivoluzione, cioè, si sono resi conto che devono cambiare tipologia, non possono più mettere 10 strati uno diverso dall'altro, perché poi non è più riciclabile. Quindi il concetto di design, progettare un materiale che deve essere già pensato su come deve essere riciclato, dovrà essere adottato un po' da tutti, no? Quindi progettare una cosa pensando già come sarà riciclata. Ma ci sarà una regola, una legge? La legge è che devi pagare. Comunque, una delle cose che prevede il decreto monouso, che i produttori di questi imballaggi devono contribuire pagando a tutta una serie per la raccolta, la gestione dei rifiuti, la consapevolezza, cioè la divulgazione di tutte queste cose. L'istruzione. Oneri di sistema si chiamano. Quindi devono contribuire di sistema.
Certo, certo. E quando cominci a pagare per queste cose ci pensi un po' di più dopo, prima di mettere certo, sul mercato qualcosa. È in discussione con quello che è il consorzio CONAI, che sta rivedendo, quelle che sono la parte del contributo che tutte le aziende sono tenute a corrispondere per quanto riguarda poi il prodotto che immettono nel mercato. La difficoltà nel mercato di quello che è il settore della maggioranza degli scarti, il settore alimentare, è che paga il produttore, ma chi distribuisce poi sul territorio che fa il profitto maggiore ancora oggi non ha nessuna incombenza, e quindi è chiaro che il marketing per attrarre quello che è l'utente e per far sì che acquisti sempre di più, che abbia la necessità, anche se non ce l'ha, di acquistare un oggetto, un prodotto, fa parte di quello che è insomma, creare economia, creare risorse, eccetera. Ma se nessuno si mette nella condizione di ad ogni passaggio che ci sia la responsabilità o comunque sia un giusto frazionamento di quello che è il costo poi che tutta si scarica sull'utente finale, perché comunque sia il signore che è intervenuto prima telefonicamente dice ma è possibile che comunque sia vada ad approvvigionarmi, perché dal più povero al più ricco passiamo da un punto di vista alimentare e poi torno a casa e di quel materiale che mi serve per la sussistenza, quindi per beni di prima necessità, mi ritrovo a produrre un costo che mi ricade su quello che è la mia parte di redditività, se è pensionato, se vive di reddito fisso, per lo smaltimento dello stesso. Chiaro è che se un sistema produttivo, come abbiamo visto in alcune realtà, abbiamo passato una crisi importante anche nel nostro territorio veneto, ma le aziende che hanno fatto innovazioni oggi fanno utili a doppio zero, cioè nell'ambito della meccanica, nell'ambito della tecnologia. E fortunatamente viviamo dove produco io, siamo insomma, nella parte ovest del Padovano, non c'è un capannone libero. E le aziende sì, ma problema, si sono innovate, hanno speso. Perfetto. Quello che si diceva prima, questo che mettiamo a punto noi nel Veneto va globalizzato, perché sennò il mondo è piccolo e non riesce a assorbire la quantità di plastica che ma se questi imprenditori avessero aspettato che fossero delle direttive di natura calate dalla parte commerciale, politica, sarebbero morti come tanti altri. No, aziende che si sono innovate, che hanno fatto innovazione tecnologica e creando quello che è una quantità di lavoro e continuando, abbiamo delle aziende che sono... Sì, ho capito, però mi scusi, stiamo entrando nel problema della globalizzazione dello smaltimento di questi rifiuti. Certo. Ora, queste sperimentazioni positive, bellissimo, io le chiamo sperimentazioni, queste attività di recupero che vengono fatte in Veneto possono essere un punto di riferimento, ma poi bisogna portarle in Africa, bisogna portarle in India, bisogna portarle in tutti quei paesi dove la sensibilità in questo senso non c'è e sono certo quelli che, sì, che fanno più danno perché non riescono a riciclare, ma allora bisognerebbe spiegare che il riciclo invece è positivo e dargli la possibilità di farlo, perché allora potrebbero trovare quella risorsa che manca e crea posti di lavoro. Ecco, questo che lei sta sperimentando positivamente, sì, chiamo sì, sperimentando non in senso limitativo, ma in senso produttivo, e deve essere diffuso a livello mondiale, vale, perché non c'è tempo per poterlo fare. E mi pare che abbiamo un servizio sugli albatros, no? Sì, così come vediamo, no, certo, così uno vediamo degli effetti che, che la plastica fa sugli animali. Qui non siamo in India, eravamo a Roma, suppongo, dove sì. Beh, quindi poi, senza andare tanto lontano, li abbiamo anche da... Sì, ma vediamo ma questo questa, breve... No, scusi, allora, questa è un'altra cosa. Questa è tipicamente italiana. Siccome vogliono cambiare il sistema di recupero dell'immondizia a Roma, ovviamente chi gestisce questo, e sappiamo che sono mafie, fanno il possibile per sporcare finalmente Roma. Finalmente qualcuno che ha il coraggio di dire. Di questo c'è una persona straordinariamente esposta che le faccio i complimenti. Il dottor Tirobon che si occupa di ecomafie. È andato in Sicilia. Che sì, ma che voglio dire, ci sono delle allora, dinamiche. Poi si dà
Mi dispiace che il Papa non si è espresso ulteriormente, è andato sul dettaglio. Si dà colpa al sindaco come se fosse l'unico responsabile che deve andare a pulire per le strade. Questa è una guerra tra un mettere in regola uno smaltimento dei rifiuti, va bene, perché non è possibile che il Comune di Roma abbia dei mezzi per poterli smaltire, ma sono tutti disastrati appositamente per consentire di dare gli appalti fuori e quindi paghiamo gli stipendi per un'azienda che potrebbe smaltire i rifiuti e le diamo gli appalti fuori per pagare e sostenere la mafia, la ecomafia, che è l'affare più grande di questo mondo, perché non c'è rischio, si prende un sacco di soldi, con la droga è una cosa diversa. Insomma, non ce la inventiamo, i Borboni l'hanno fatto con l'acqua, allora torniamo ad avere ancora, ce l'abbiamo ancora oggi, perché abbiamo ancora alcune realtà dove l'acqua d'estate si porta con le cisterne e i rifiuti sono un metodo di scambio per ottenere quelle che sono alcune agevolazioni. Non ne siamo esenti, nel senso che anche il Veneto ha fatto sicuramente la sua parte, perché di bravi imprenditori, di persone oneste. Si parlava di Roma, ma possiamo parlare anche di altre città. Quello che è importante è che lo smaltimento di rifiuti venga fatto a vantaggio, ma nei limiti del diritto e della legge. La legalità è l'unico L'altro modo. L'altro aspetto è quello di spostare questa raccolta di rifiuti e trovare i vantaggi nella raccolta anche negli altri paesi. E se no stiamo qui e ci parliamo addosso, siamo tutti bravi, però alla fine soffocheremo tutti. Il problema e quindi non si torniamo risolve. Al servizio, quello vediamo sugli albatros, così abbiamo possibilità di vedere gli effetti. Eccolo qua. L'atollo di Midway ospita la più grande colonia di albatros del nostro pianeta. Qui la plastica ha un grosso problema. Quando gli adulti sorvolano le acque in cerca di una preda da dare in pasto ai loro piccoli, talvolta scambiano la plastica per pesci e questa finisce nello stomaco dei cuccioli. Il risultato? Un massacro. Ecco. Innumerevoli sono i decessi ogni anno. Ma... Ecco, beh, questo è il bilancio finale di appunto un inquinamento che va a modificare anche quelle che sono la sopravvivenza, anche cioè le possibilità di sopravvivenza delle specie. Ecco, l'arcipelago Midway è poco, anche questo è nel Pacifico del Nord, nel Pacifico settentrionale, non molto lontano dall'isola che abbiamo visto prima. Allora, ma l'avete detto voi anche che nella catena alimentare umana comincia a esserci una presenza di microplastiche ad altissima percentuale. Però vogliamo dare anche dei messaggi di speranza positivi. Sappiate che in Veneto è stato aperto il primo stabilimento, finalmente con un decreto da parte del nostro ministero, che ricicla i pannolini. E non solo i pannolini, i pannoloni, perché ormai dobbiamo sapere che l'aumento dell'età media delle persone sta portando a un aumento di questa produzione dei pannoloni usati dalle persone più anziane e nei comuni più virtuosi la percentuale della raccolta differenziata viene assolutamente limitata dalla presenza di molti pannoloni e pannolini. Quindi questo è un progetto assolutamente innovativo che poi verrà esportato in tutto il mondo, è il primo in tutto il mondo ad essere riuscito a separare cellulose e vari tipi di plastica. Qui a Treviso mi pare. Sull'assunzione delle microplastiche succede, lo faremo la prossima volta l'esperimento, ci sono dei farmaci che le sciolgono, quindi normalmente noi microplastiche le ingoiamo perché frammenti è una cosa abbastanza normale, vengono digeriti e poi vengono espulsi. Invece ci sono dei farmaci che li sciolgono e consentono al corpo umano il problema è dell'imballaggio del farmaco, che una pillola poi viene contenuta in un contenitore enorme. No, era per ripercorrere quello che era la questione anche del signore che era intervenuto, che a tutto poniamo un rimedio, ma dobbiamo prevenirlo, che è la cosa principale, quindi entrare nel merito di quello che è... No, quello che stavo dicendo era un'altra cosa, che non sappiamo nemmeno
gli effetti delle plastiche. Sì, certo. Quindi noi pensiamo che la plastica sia quella che abbiamo discusso fino adesso, che è uno degli aspetti della plastica. La plastica la riciclo in modo tale che evito un inquinamento e tutto quello che viene, ma non mi rendo conto che la assumo e viene digerita e viene assorbita dal corpo, perché ci sono delle sostanze che la rendono liquida e assorbibile dalle cellule. E quindi questo è l'altro aspetto. La plastica inerte, diciamo, gli che in questo momento sono dentro la plastica, certo, in certi casi possono essere dannosi. Abbiamo una filiera, molto controllata nel nostro paese per quanto riguarda nel settore imballaggi, ma ci sono microplastiche, chiaro, che arrivano da PVC, ma diciamo altre cose che sono un po' meno. La scienza del riciclo, che non è soltanto il prendere e rifare, utilizzare quello che noi scartiamo, ma il capire cosa sta succedendo, questo forse è un ramo della scienza che va approfondito. Certo. Ottima l'iniziativa dell'azienda Fater, che ha messo in atto il primo impianto appunto a Treviso per il recupero dei pannolini, azienda abruzzese, e che produce anche in un ramo d'azienda imballaggi, contenitori liquidi non alimentari, quindi detergenti per la pulizia di ambienti, e insieme all'amministratore delegato di quell'azienda abbiamo percorso in lungo e in largo tutta l'Italia facendo da relatori di buone pratiche su quasi 18 regioni nello scorso anno, quindi incontrando tutte le amministrazioni a livello regionale per quanto riguarda i comuni ricicloni o i comuni rifiuti free, cioè quelli che oggi raggiungono percentuali di raccolta differenziata volta a quello che è il recupero, inteso come recupero di materia piuttosto che l'aspetto di produrre energia elettrica. È chiaro che il polimero è un ottimo combustibile, ma lo spreco di quello che è quel tipo di materiale, dicevamo sempre, ma poi se ci dirigiamo a fare un imballaggio con un polimero unico facile poi da intercettare nel ramo della filiera di recupero, ci basta, abbiamo tanta di quella sufficienza. Certo Callegaro, allora dobbiamo fermarci qua perché siamo andati oltre il tempo che avevamo a disposizione. Io ringrazio per la presenza Nicola Longo del Forum Rifiuti Zero, grazie al professor Michele Modesti del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova, e grazie a Davide Callegaro, un imprenditore amministratore della Ricicla SRL. Grazie per essere stati qua con noi. Adesso un breve break pubblicitario, poi torniamo con la nostra rubrica del Memento. Questa sera abbiamo vari argomenti, dalle Olimpiadi all'autonomia, alla pedemontana, insomma avremo parecchi argomenti da affrontare. A tra poco.